famiglia e per la pesca sportiva. Infatti qui fa una bella mostra di loro degli strumenti che servono a prendere prede importanti. Sì, questa è una barca che appunto è stata studiata appositamente per la pesca, quindi l'appassionato di pesca, la pesca sportiva, e abbiamo studiato appunto questa barca, è una novità. E ne nasceranno delle altre per il 2012, sempre su questo segmento, questo genere, è un segmento che sta andando molto e che il mercato europeo ci richiede. A proposito di mercato europeo, ci dà il gancio per un'altra domanda classica, ma sì. Come si sente l'imprenditoria calabrese al cospetto dell'intero mondo, perché qui ha rappresentato veramente l'intero globo? Noi diciamo che abbiamo negli anni investito tantissimo sui nuovi modelli, sulle innovazioni, quindi abbiamo fatto parecchia ricerca e innovazione, e devo dire che abbiamo chiuso il 2010 con un più 8. A differenza del comparto nautico, che comunque è un comparto in flessione, noi siamo in controtendenza. Anche il 2011, la stagione 2011, abbiamo lavorato tantissimo e ci auguriamo di riconfermare almeno i risultati per il 2012. Complimenti, ve lo auguriamo anche noi. Grazie. Johnny wanna be a big star, get on stage and play the guitar, make a little money by a fancy car, a big old house and an alligator. Just to match with them alligator shoes. He's a rich man, so he's no longer singing the blues. He's singing songs about material things and platinum rings and watches that go bling. But diamonds don't blink in the dark. He a star now, but he ain't singing it from the heart. Sooner or later, it's just gonna fall apart, 'cause his fans can't relate to his newfound art. He ain't doing what he did from the start, and that's putting in some feeling and thought. He decided to live his life shallow, cash in his love for material, and it's gone. Gone, going, gone, everything gone. Give a damn, gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people, how awkward with their things gone. You see yourself in the mirror, ain't ya? Feel safe 'cause it looks familiar, but ya afraid to open up your soul, 'cause you don't really know who is the person that's deep within, 'cause you content with just being the name brand man. And yeah, felt to see that it's trivial, insignificant, you addicted to material. I seen your kind before, you the type that thinks souls is sold in the store. Package up with incense sticks, with a vegetarian meal to you that's righteous. Your fiction like books, you need to go out to life and look, 'cause of what happens when I take your material and you already sold your soul, and it's gone, going, gone, everything gone. Give a damn, gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people, how awkward with their things gone. You say that time is money and money is time, so you got your mind on your money and your money on your mind. But what about that crime that you did to get paid? And what about that bitch you can't take it to your brain? What about those shoes you're in today? Abbiamo parlato di energie rinnovabili, abbiamo parlato di grandi novità e qui siamo accanto ad una di queste, in compagnia di Loris Fleur, che ci spiegherà che cos'è questa e soprattutto un joystick come comando unico. Sì, sì, sì. Buongiorno, questa è la novità del salone, si tratta di Garda Solar modello GS4, è una barca solare elettrica che funziona con i pannelli solari e delle batterie all'interno dello scafo. Viene guidata tramite un joystick con due semplici pulsanti, marcia avanti e marcia indietro. È una barca riciclabile al 100%, con massima sostenibilità e viene offerta per aree sostenibili, per laghi, per mare, un po' per tutto, anche per il privato che vuole avere un prodotto esclusivo. Che autonomia ha e che velocità può raggiungere? Raggiunge una velocità di massimo 4 nodi. Noi consigliamo una velocità che va dai 3 nodi ai 3 nodi e mezzo per non mettere in difficoltà le batterie. E ha un'autonomia in questa versione di circa 6 ore, mentre nella versione elettrica ha un'autonomia di 4 ore. A qui quindi è destinata, lei ce l'ha già detto, però forse bacini di acqua dolce un po' più calmi rispetto a mari tempestosi, o si difende benissimo anche in mare? Si difende benissimo anche in mare, l'abbiamo studiata per il mare, però
se ci fossero dei mari tempestosi non si può neanche andare a fare il bagno. Infatti, state avendo risposte e riscontri positivi rispetto a questa novità che veramente tra le tante emerge alla grande. Sì, diciamo che siamo l'unica novità del salone e viene apprezzata molto dal pubblico e dagli addetti ai lavori, siamo felici di questo successo.